prese per sposa una femmina di Daino Fulva. Si stabilirono presso la sorgente del fiume Onon per crescere la loro prole. E là nacquero i Mongoli. Inizia così la mia opera, la storia segreta dei Mongoli. Sono stato scelto per comporre questa epopea perché grandi eventi sono nell'aria. Stiamo per lasciare la Mongolia. Vivo da sempre in questa steppa fredda, arida e sterminata. Qui le tribù si combattono come avvoltoi sul cadavere essiccato di una marmotta. Ci contendiamo risorse limitate, scarsa acqua, sparuti alberi e erba rada per il pascolo delle nostre mandrie. Un uomo saggio e pericoloso, chiamato Temujin, intende cambiare tutto questo. Egli sostiene che per porre fine al conflitto tribale ai mongoli servono solo due cose. Innanzitutto, abbiamo bisogno di verdi pascoli per le nostre mandrie. Con più terra a disposizione diminuiranno la rivalità fra le tribù. In secondo luogo, siamo una nazione di guerrieri. Abbiamo bisogno di un nemico comune da combattere. Per soddisfare entrambi questi bisogni, Temujin ha escogitato un piano alquanto modesto. Unire le tribù e muovere guerra contro chiunque ostacoli il nostro cammino. Come, gli chiediamo, come possono dei cavalieri nomadi che abitano in tende di feltro avventurarsi alla conquista del mondo? Temujin risponde che non combatteremo come guerrieri, ma come un solo esercito. Non combatteremo per la nostra gloria, ma per la gloria della Mongolia. E con queste parole, il nome di Temujin si è perso nell'oscurità e è stato sostituito da un titolo, Grande Khan, Gengis Khan. Guardate, l'Ordan Gengis Khan si avvicina. Uomini, visitate tutte le tribù più lontane e convincete quanti più uomini possibile a unirsi al nostro glorioso esercito. Fate attenzione però ai Karakitai. Sono uomini che non mantengono la parola. Vi seguiremo se potete provare di avere il favore degli dèi. Dateci un segno sacro. Siete un grande trascinatore di uomini, Gengis. Ma l'inverno è stato molto duro e i nostri guerrieri sono affamati. Portateci 20 pecore e ci uniremo a voi. Se siete ferito, i nostri monaci possono curarvi. Conducete fuori dalle steppe, allora e solo allora ci uniremo a voi. Grazie, grande Khan. Terremo fede alla parola data aiutando con questi soldati. Da questa alleanza c'è un grande lupo, Onlu, il cui branco ha attaccato il nostro gregge.
uccidetelo e ci uniremo alla vostra orda. Distruggete il loro campo e ci uniremo a voi. Nel momento che avete sconfitto il nostro nemico, ci uniremo alla vostra orda di buon grado. Quasi tutte le tribù mongole si sono riunite sotto il Grande Khan. I capi delle tribù restie a unirsi a noi sono stati bolliti vivi. Ogni giorno nuovi guerrieri hanno impugnato l'arco. Mani sconosciute hanno afferrato le 9 strisce di pelo di bue tibetano che sono divenute il vessillo di Gengis. Nell'accampamento sono radunati più uomini e cavalli di quanti pensavo ne esistessero. Arcieri e lancieri a cavallo, uomini con armature di cuoio e corazze in seta. Tutti alzano la testa verso il podio dal quale Gengis parla. Il Grande Khan si definisce il castigo di Dio. Gli uomini sorridono come lupi affamati. È l'alba del primo giorno dell'impero mongolo.